Gentili telespettatori, buona giornata. I giovani di Fratelli d'Italia. La prima e la seconda parte del servizio giornalistico di Fanpage. Si dice che ci saranno altre puntate, quindi hanno suddiviso in varie parti i video fatti di nascosto da un'infiltrata all'interno dei giovani di Fratelli d'Italia, un'inchiesta giornalistica fatta da Fanpage, poi trasmessa la prima puntata sulla 7 da Formigli, dove si vede che con le telecamere accese questi giovani, la futura classe dirigente di Fratelli d'Italia e poi da dove escono poi i futuri parlamentari europarlamentari, a telecamere accese si comportano da veri conservatori, a telecamere spente, ma con accesa la telecamera nascosta, si trasformano, o meglio, mostrano poi quello che sono, dei veri estremisti di destra, con tutto quello che abbiamo sentito e visto. Hanno analizzato i video, i volti, e hanno individuato 10 militanti cattivoni. Sono sotto inchiesta, pensate un po'. E per i dirigenti di Fratelli d'Italia l'esigenza di isolare i responsabili, in tre casi già pronta la richiesta di espulsione. Nei filmati si vedono questi giovani, ragazzi, ragazze, che dicono chiaramente: non fate gesti, non fate saluti romani perché ci sono ancora i giornalisti, ci sono ancora le telecamere, comportatevi bene. Quindi l'ordine che loro si davano è: finché ci sono i giornalisti e le telecamere, comportatevi bene, non cantate, non alzate le braccia, non dite, non fate. E poi, quando si spengono le telecamere, mostrano veramente le loro idee. Il partito di Fratelli d'Italia, della Meloni, dice giura e spergiura, giuri in giuretta, non sapevamo nulla. Difficile pensare che la Meloni non sapesse niente sul suo partito, quello che ha fondato. Sarebbe un caso clamoroso, unico al mondo, dove il fondatore di un partito non sa, e a capo di quel partito non sa quello che succede nel partito, nelle sue sedi politiche a Roma, a un chilometro dalla presidenza del Consiglio. La Meloni dice di non sapere nulla. I dirigenti di Fratelli d'Italia scandalizzati: non sapevamo nulla, mamma mia, che cosa hanno detto, incredibile. Quindi ovviamente la dirigenza di Fratelli d'Italia ha detto quello che era ovvio dire: non sapevamo nulla, non possono dire certo che sapevamo, ovvio che non sapevano nulla. E naturalmente oggi si cercano le ultime ruote del carro, che poi la pagano per tutti, no? 10 militanti, 5, 15, 6. Il partito è impegnato a far capire che all'interno c'erano delle persone che di testa loro facevano delle cose non gradite al partito, e quindi si individuano adesso quelli da mostrare alla società e dire: questi sono cattivi e noi li mandiamo via. Il partito è assolutamente conservatore, non ha nulla a che fare con quello visto nei video, sono solo alcuni casi isolati. Questa è la versione ovvia, chiaramente ovvia, del partito. E così una decina di militanti sotto osservazioni. Dicono: ma alcuni non li abbiamo mai visti, altri non sono iscritti. Quindi queste persone riprese all'interno di Fratelli d'Italia, delle sezioni di partito a porte chiuse con le telecamere nascoste, il partito dice che non li hanno mai visti, che non sanno chi siano. Alcuni non sono neanche iscritti. Almeno tre sono a rischio espulsione. E per chi non fa parte, il video in futuro di entrare in Gioventù Nazionale, il divieto in futuro di entrare in Gioventù, vabbè. In Fratelli d'Italia si studiano con attenzione le immagini del servizio di Fanpage,
che ha mostrato esponenti della gioventù meloniana intenti a fare battute, eccetera, eccetera, incluso anche delle frasi in tedesco che inneggiavano al dittatore germanico del secolo scorso. Quindi non solo neofascismo, c'è di più, c'è di peggio anche. E il punto è questo qua, che si sta cercando fotogramma dopo fotogramma di trovare e dare la colpa a quelli che si vedono nel filmato, facendo e lanciando il messaggio che Fratelli d'Italia non è quello che si vede nei video, che sono solo alcune persone che non rappresentano la maggioranza dei giovani in Fratelli d'Italia, ma sono solo delle piccole anomalie all'interno del partito. Poi, naturalmente, ognuno potrà credere o non credere a questa versione, ognuno si farà la sua idea, come meglio crede. A questo punto, vabbè, si parla poi della senatrice Segre, eccetera, eccetera, Donzelli, no? Giovanni Donzelli, responsabile dell'organizzazione di Fratelli d'Italia, dice: ascolteremo come nelle passate occasioni le parole di Segre, monito per tutti gli orientamenti politici. E poi nelle espulsioni di questi responsabili di comportamenti che dice la Meloni, di comportamenti, vediamo, vi trovo esattamente, che non hanno casa in Fratelli d'Italia. Quindi questi militanti all'interno delle sedi che dicevano quelle cose, per la Meloni non hanno casa in Fratelli d'Italia, ma quella era proprio la loro casa. Insomma, ovviamente questo è quello che la Meloni ovviamente dice, chiaramente. Il partito prende le distanze dal partito stesso, cioè il partito che è stato scoperto, sono stati scoperti, ovviamente danno la colpa alle ultime ruote del carro, no? C'è un gruppo di colpevoli ed è solo colpa loro, noi non ne sapevamo nulla. Quindi il partito contro lo stesso partito, per far vedere all'opinione pubblica che è colpa di un gruppo di persone un po' così, incontrollabili. Arrivederci a tutti e grazie.